Holly è andata al supermercato per comprare un'anguria. Ha trovato queste quattro, ma solo una di esse è commestibile. Quale? La prima anguria è un ologramma. Vedi i pixel che si muovono? Il gambo della seconda anguria è la coda di un serpente verde. Non è questa l'anguria da scegliere. E la quarta anguria è tutta crepata, così l'anguria che rimane è la terza. In una notte buia e fredda, Harry e Pam si rilassano nella loro casa di campagna. Harry sta guardando un film mentre sua moglie, Pam, si sta godendo il suo giallo preferito. Improvvisamente va via la corrente. Harry decide di andare a letto, ma Pam decide di finire il libro. Non ci sono luci artificiali, ma Pam non rinuncia. Com'è possibile? Pam sta ascoltando un audiolibro dal suo telefono. C'è il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Non c'è il sabato e la domenica. Di cosa stiamo parlando? Della lettera I accentata. Bella e Ken hanno preso un volo per l'Europa per celebrare la loro luna di miele. Hanno impiegato 2 ore e mezza per raggiungere la destinazione. Dopo aver passato 2 settimane in vacanza, sono tornati a casa. Ma questa volta ci hanno impiegato 150 minuti, anche se l'aereo volava alla stessa velocità. Come mai? Due ore e mezza corrispondono esattamente a 150 minuti. Karen è andata in campeggio nella giungla con le sue 3 migliori amiche. Hanno preparato una bella cenetta e poi sono andate a dormire. La mattina Karen si è svegliata per prima e ha scoperto che qualcuno aveva mangiato tutto il cibo nella borsa. Ha chiesto alle amiche. Joanna ha detto: «Ero molto stanca e mi sono addormentata appena ho toccato il cuscino. Non so cos'è successo». Lee ha detto: «Sono uscita dalla tenda di notte per andare in bagno. Il cibo era nella borsa vicino all'albero dove lo avevamo lasciato». Wendy ha detto: «Sono uscita dalla tenda per guardare le stelle. Ho mangiato solo un cioccolatino, giuro». Chi ha mangiato il cibo? La scimmia nascosta sull'albero. Vedi le impronte attorno alla borsa? Non sono di certo umane. Gerald è il presidente di una scuola. Qualcuno gli ha rubato l'auto stamattina. La polizia l'ha trovata non lontano. Il ladro è andato contro un palo e poi è scappato. La polizia ha interrogato 3 sospetti. Holly ha detto: «Ho avuto lezione tutta la mattina, poi sono andata a fare una passeggiata con degli amici». Brian ha detto: «Stavo controllando le verifiche». Rob ha detto: «Ho saltato lezione e passato la giornata dalla mia ragazza». Riesci a indovinare chi ha rubato la macchina? È stata Holly. Se guardi bene dentro la macchina, vedrai che c'è uno dei suoi orecchini. L'età combinata di Jenny e Jasmine è di 49 anni. Jenny ha 2 volte l'età che Jasmine aveva quando Jenny aveva l'età che Jasmine ha adesso. Quanti anni hanno le sorelle? Jenny ha 28 anni e Jasmine ne ha 21. A Lisa piace l'uva, ma non le piacciono le patate. Le piace la zucca, ma non la lattuga. Le piacciono anche i piselli, ma non le cipolle. In base a questa regola, le piaceranno le zucche o le mele? Le zucche, perché Lisa preferisce gli ortaggi che crescono sulle viti. Quale delle seguenti parole non appartiene a questo gruppo e perché? Scettro, perché non è un anagramma delle altre parole. 2 persone hanno partecipato a un contest. Dovevano trattenere qualcosa. Alla fine la giuria ha decretato il vincitore.
era la persona con mani e piedi legati. Com'è possibile? È facilissimo. I concorrenti dovevano trattenere il respiro e la persona legata è riuscita a trattenerlo più a lungo degli altri. Amy sta guardando Nick e Nick sta guardando Mia. Amy è sposata e Mia no. C'è una persona sposata che sta guardando una persona non sposata. Vai per il sì o per il no? Oh, queste informazioni non sono sufficienti. La risposta corretta è sì. Ci sono due combinazioni possibili. Se Nick è sposato, Mia, che non è sposata, sta guardando Nick. Se Nick non è sposato, abbiamo ancora Amy che è sposata. In questo caso, Amy sta guardando Nick, che è single, e anche questa soluzione soddisfa i requisiti. Cinque amici stavano mangiando delle mele. Amy ha finito prima di Bob, ma dopo Kat. Dan ha finito prima di Eve, ma dopo Bob. Riesci a capire in che ordine hanno finito le mele? Kat, Amy, Bob, Dan e Eve. Il lavoro di Eric è controllare il parcheggio del supermercato. Un giorno, mentre sta controllando la zona come sempre, nota che qualcuno ha parcheggiato nel bel mezzo della corsia. Ferma quattro donne a cui chiede: «Signore, chi è la proprietaria di questa macchina?» Tutte e quattro rispondono: «Non è mia». Eric guarda bene il veicolo e capisce chi è la proprietaria. Riesci a indovinare quale di queste donne è la proprietaria della macchina? È la prima donna, è l'unica a non avere la borsa. La sua è in macchina. Quando Peter è tornato a casa, ha trovato la sua macchina distrutta. I suoi tre coinquilini erano in casa. Peter vuole scoprire chi è il colpevole e li interroga. Josh risponde: «Non ho toccato la tua macchina, ero fuori con il cane». Mike risponde: «Non sono stato io, stavo giocando a calcio con un mio amico». E Will dice: «Non ho fatto niente di speciale oggi, ho solo passato del tempo con i vicini». Chi è il bugiardo? Will ha detto di aver passato del tempo con i vicini, ma non abita nessuno in questa casa abbandonata. Inoltre, dalla ferita sulla guancia sembrerebbe che abbia avuto un incidente. Sophie sta dormendo. Improvvisamente, un ladro entra nell'appartamento. Chiude Sophie nel bagno e le chiede di stare calma. Poi inizia a prendere soldi e gioielli. All'improvviso il telefono inizia a squillare. Il ladro dice a Sophie di rispondere senza rivelare la situazione. Sophie alza la cornetta. È suo marito. Dice: «Ciao tesoro, è un'emergenza, caro. Chiama quando atterri. Ti preparo il tuo piatto preferito, così ti aiuto a rilassarti dopo questo viaggio di lavoro». Poi attacca. Dopo 10 minuti arriva la polizia e cattura il ladro. Riesci a capire come ha fatto la polizia a sapere della rapina? Sophie ha usato il bottone del muto sul telefono. Ha schiacciato il muto su specifiche parti della conversazione in modo che suo marito sentisse solo «emergenza, chiama e aiuto». E la polizia è arrivata subito. Rick si è svegliato in uno strano seminterrato e ha visto tre porte. Ha solo una possibilità per scappare. Se oltrepassa una delle porte, non può tornare indietro. La prima porta conduce in una stanza con fili ad alto voltaggio appesi sopra il pavimento bagnato. Dietro alla seconda porta c'è una stanza piena d'acqua e piranha. La terza porta conduce a uno spazio in cui dal soffitto cade pioggia acida che ti squaglia. Quale porta è più o meno sicura? Rick deve prendere la prima porta. Riuscirà a cavarsela se sarà capace di non toccare i fili e il pavimento bagnato contemporaneamente. Jerry ha chiamato sua moglie, Robin, per dirle che sarebbe arrivato a casa entro le 7.
Non avevano programmato niente di speciale per la serata, ma quando Jerry è arrivato, appena 2 minuti dopo le 7, Robin era furibonda. Perché era così arrabbiata? Era convinta che suo marito sarebbe arrivato a casa dopo il lavoro alle 7 di sera, ma invece è arrivato alle 7:02 del mattino dopo. Se il giorno dopo domani è ieri, oggi è lontano da mercoledì come oggi lo era da mercoledì quando il giorno prima di ieri era domani. Qual è il giorno che segue oggi? Riesci a indovinarlo? È giovedì. Harry e Barry sono due maghi e si esibiranno questa sera in due nightclub sulla stessa via. Ma uno dei due è un falso mago. Riesci a capire chi? È Barry. Guarda bene sullo smoking del mago. Sulla destra c'è il cartellino di un ristorante con il suo nome. Deve essere un cameriere che si è presentato al posto del vero mago. Una scimmia, uno scoiattolo e un uccellino fanno a gara per raggiungere la cima di una palma da cocco. Chi raggiungerà le banane per primo? Nessuno, perché le banane non crescono sulle palme da cocco. Bonnie sta preparando la cena. Ha 3 stufe, una stufa a gas, una stufa a legna e una stufa a carbone, ma solo un fiammifero. Cosa deve accendere prima? Il fiammifero. Sei un autista di autobus, 9 persone salgono sull'autobus e 3 scendono. Poi 2 persone salgono e un'altra scende. Infine, 4 persone salgono e 2 scendono. Quanti anni ha l'autista? Quanti ne hai tu? Ricordi l'indovinello? Tu sei l'autista.